un mucchio d'ossa. È così che gli aretini scacciano la crisi e i brutti pensieri almeno per una sera. Un po' sottotono rispetto agli altri anni, ma il martedì grasso è sempre un'occasione ghiotta per fare festa e diventare qualcun altro o qualcos'altro per una notte. Arezzo TV, buon carnevale a tutti. Dalle lattine alle pannocchie, dai contadini in chiave moderna ai classici pirati, ma soprattutto sono i più grandi stavolta a godersi il divertimento di travestirsi e fare baldoria. Anche una rissa d'onor di cronaca, ma per fortuna nessun ferito grave. Una notte in cui il centro città si è riempito di maschere, coriandoli e tanta fantasia. Andiamo a vedere come gli arettini hanno vissuto questa serata di spensieratezza e divertimento. Pirati! 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 Aia. Come vivi questo carnevale? Questo carnevale diciamo che è molto speciale perché diciamo che vesto un abito che mi rispecchia molto. Leprechaun, soggetto mitologico irlandese. Unicorn, unicorno. Panda. Che atmosfera. Ah, è sempre bellina, molto carina. Piacevole, sì, sì, scherzoso, persone allegre. Molto sì, piacevole, una volta l'anno molto piacevole. Dopo tempo di studio in memory. Un momento per ogni tanto. Adesso fa un'idea così. Noi, tutti noi insieme. Siamo spumeggiati, visto? Mi piace? Poca spesa, molta resa. E come si vive questa serata ad Arezzo? Si vive, dai, si parla. Almeno c'è qualcosa, dai. Così. Iron Man non parla spesso, no, è un po' timido. Come vestiti da re e regina degli scacchi. E ci piace perché siamo un po' artisti, ecco, si sono fatti da noi. Siamo simpatiche almeno. Precise no, però ci piaceva così. Cade, oltre che essere cattivo, è anche molto simpatico e anche molto complicato il travestimento, insomma. Hai fatto tutto da solo? No, mi sono fatto aiutare, soprattutto il trucco. E la gente, vedete, partecipa liberamente, si ritrova in piazza perché ha bisogno di stare insieme, di divertirsi, di cantare in questi momenti così difficili. Buona serata a tutti e buon divertimento, grazie. Lo stereotipo del contadino, ecco, lo stereotipo del contadino, l'idea è sta un po' di tutti. Perché le nostre radici sono nell'aia, quindi...